Allora chiedo a Paolo Camilletti, che è il presidente dell'Associazione Italiana Curatori, che cosa pensa di questo intervento e di come pensate voi di avere la vostra via. Ringrazio per l'invito, graditissimo, anche a nome dell'Associazione Italiana dei Curatori di Parchi, Giardini e Orti Botanici, che è nata a Viterbo nel 2006 e che in buona parte raccoglie ex studenti del Master in Curatore di Parchi e Giardini dell'Università della Tuscia. Questa figura, quella del curatore, vorrebbe in qualche modo, se fosse adeguatamente anche certificata e riconosciuta in ambito regionale o comunque nazionale, andare a supplire quella che è una delle carenze che sono state evidenziate a livello di gestione del verde, sia pubblico che privato, vale a dire una figura con una formazione poliedrica che sia in grado di coordinare poi chi effettivamente va a compiere operazioni di manutenzione sul verde, non importa poi che tipo di verde, ma più in generale tanti tipi di verde diverso, e oggi sicuramente il discorso, proprio grazie a quello che si è detto sul verde verticale e sui tetti verdi, si amplia molto di più da quella che forse è una sfera, diciamo così, più tradizionale, un alveo più tradizionale all'interno del quale la nostra figura era stata delineata, quella dei parchi, dei giardini, degli orti botanici. Quindi forse effettivamente sotto questo punto di vista è necessario anche adeguare le competenze verso una nuova richiesta del mercato. La nostra azione sostanzialmente, e quindi il legame anche con la giornata odierna, non è solo, diciamo così, da connettersi a quello che è il discorso tematico e quindi una corretta manutenzione e una corretta gestione del verde, anche per evitare tutte le problematiche che sono state citate, ma anche una promozione del verde stesso. Quindi ci stiamo impegnando il più possibile per fare in modo che si diffonda un, diciamo così, un gusto, un amore, che venga a ritrovarsi la passione per il verde. Ci sono dei segnali, secondo me, secondo noi, incoraggianti in questo senso, anche nel verde amatoriale, però bisogna fare molto di più, bisogna anche fare in modo che il verde amatoriale sia consapevole, che il verde amatoriale quindi non sia tanto influenzato da mode, quanto piuttosto supportato da delle adeguate conoscenze. E quindi l'associazione ritiene che sia fondamentale entrare in contatto, appunto in relazione, non soltanto con il mondo dei professionisti, quindi agronomi, paesaggisti, architetti, biologi e così via dicendo, ma anche con quel tessuto molto più vasto che poi è la popolazione, sia coloro che in qualche modo il verde lo fanno attivamente, sia coloro che più semplicemente ne usufruiscono, ma chiaramente sono molto bene in grado di distinguere tra quello che è un verde ben curato e che effettivamente fornisca un servizio, magari ecco un servizio ecosistemico, e quel verde che purtroppo versa in uno stato di carenza, di abbandono e così via dicendo. Un altro punto fondamentale, quindi, che avevo appena accennato, è quello della certificazione delle competenze. E sotto questo punto di vista, il discorso che è stato delineato, appunto, della defiscalizzazione, o meglio della detassazione, diciamo così, sia pure parziale, degli interventi, è un discorso molto importante. Tra l'altro, i due si legano in qualche modo. Se si riesce ad ampliare in qualche modo l'ambito di intervento di opere di manutenzione anche alle aree di pertinenza, anche alle aree verdi, indubbiamente è ancora più importante che ci sia una competenza riconosciuta e certificata che poi possa guidare questi processi. Quindi noi da tempo stiamo cercando il più possibile anche di organizzare iniziative formative, peraltro molto accessibili, per non dire anche gratuite nella stragrande maggioranza dei casi, diciamo così, destinate proprio a portare un po' più in alto il discorso della conoscenza tecnica, anche tra gli amministratori. Non possiamo certamente pretendere che tante amministrazioni, soprattutto quelle medio-piccole, l'associazione è molto attiva appunto nel Viterbese, anche in Umbria e altrove, con medio e piccoli comuni,
possano racchiudere, già avere in partenza tutte le conoscenze al proprio interno, parlo sia di amministratori sia di staff tecnico, che servono per la gestione del verde. Quindi anche in qualche modo cercare di sostenere le amministrazioni in questo loro sforzo è un discorso importante a nostro avviso, perché è un discorso preventivo sostanzialmente, cioè l'ottica deve essere questa. Naturalmente a titolo personale, ecco parlo, sono stato sicuramente molto interessato dagli interventi di verde verticale e ritengo che questa possa essere sicuramente una frontiera molto importante. Certamente per noi, forse un po' perché veniamo anche da un tipo di paesaggio urbano, non soltanto quello legato appunto a Roma, ma anche quello legato a tanti borghi, a tanti centri storici, eccetera, eccetera, chiaramente mi chiedevo effettivamente quanto si potesse poi diffondere l'utilizzo del verde verticale in alcuni contesti dove necessariamente l'istanza di conservazione dal punto di vista storico-architettonica ha chiaramente non soltanto una importanza riconosciuta a livello vincolistico, ma anche obiettivamente, pur se non fosse sottoposta a vincoli, a qualsivoglia tipo di vincoli, anche oggettivamente per la propria essenza, perché chiaramente immaginate la moltiplicazione ovviamente di tanti di questi interventi e quindi immaginate un paesaggio urbano diverso.